ॐ मा गुरु वज्र दर सुमति मुनिशने कर उत वरदा श्री भद्र वर्ष मन्य सर्वासि GURU मा गुरु वज्र Sanekar सुमति मोनिशन कर उत वरदनिश्री भद्र वर्ष मन्य

Pak yüke sundan da gina Pak yüke tudan da yerme çiktu çingilu Mak kudan da Ma kyu ke sun da an da gi nga Ma kyu ke tu da yer me çik tu cin gi

Ange ci dan sogge cianamla, giancio pardo d'ani kyopsuci, daghe gien sogge sonamgi, trollo a pincer sangue, drupa Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io tenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Verso, adesso non mi ricordo esattamente l'autore, però dice, meditare senza aver ascoltato e compreso è come scalare una grande roccia con le mani chiuse. Non c'hai dove aggrapparti. Quindi per meditare dobbiamo conoscere, dobbiamo meditare vuol dire familiarizzare la mente con qualcosa. Però se io non riesco a percepire quel qualcosa, se non riesco a comprenderlo, se non riesco ad arrivarci, non posso familiarizzare la mia mente con quello. Per quello che il percorso si basa su un processo di ascolto, comprensione, per poi dopo esserci la meditazione. E così è per ogni aspetto della pratica in realtà. Non si può andare subito alla meditazione senza prima aver ascoltato, senza prima aver compreso, perché non possiamo meditare su qualcosa che non riusciamo ad immaginare, che non riusciamo ad arrivarci. Quindi. Uh, è impossibile familiarizzare la mente con qualcosa che la mente non pensa in poche parole. Okay? Per questa ragione è importante prima avere l'ascolto, la comprensione e così via. Uno dei punti importanti in generale del sentiero, che proprio all'inizio, inizi del sentiero, è il fatto di riconoscere la preziosità di questa vita e subito dopo riconoscere la nostra propria mortalità. Noi spesso però, quando parliamo della nostra mortalità, abbiamo la tendenza di vederlo in un modo un po' come si può dire, non brutto, ma una cosa non bella, insomma. Spiacevole, un po' brutta, abbiamo questa cosa, no? la morte, dovremo morire, è una cosa proprio che la vogliamo mettere con una certa distanza, con una certa lontananza. Ma questo in tantissime culture, eh? non è che sia una cosa specifica della cultura occidentale o questo o quell'altro, ho visto questo intanto in tutte le parti del mondo, c'è chi affronta meglio, c'è chi affronta peggio, però in generale è una cosa tipo già in India la morte è molto più presente nella società, io mi ricordo una volta nel 94 che stavo facendo un giro per la una città di Mysore, c'era mia madre e altre persone insieme... A un certo punto dov siamo dovuti fermarci con la macchina perché c'era un corteo che facevano una festa. Erano tutti che balavano, cantavano, che suonavano la musica e che passavano così tutti pieni di colori, fiori, eccetera. E a un certo punto in mezzo a loro c'erano alcuni che portavano sulle spalle una sedia e c'era il morto seduto sulla sedia, tutto legato, che era lì che lo portavano, che balavano insieme facendo una grande festa, no? Ed è stata una cosa per me bellissima, perché è un approccio completamente diverso, un approccio di, in realtà, almeno quello che ai miei occhi si è sembrato, poi qual era per la parte loro non lo so, però è un modo come festeggiare la vita di chi c'è stato lì. Che è, una, è un approccio molto diverso, ci sono diversi approcci che ci sono, però una cosa c'è, che è innanzitutto il fatto di essere consapevole di ciò che sono certezze. Quando qualcosa è una certezza, è sano vederla come tale. Quando qualcosa è una certezza e noi cerchiamo di evitarla, cerchiamo di far finta che non ci fosse, o vediamo questa certezza come un'ingiustizia in qualche modo, è malsano. Okay. Quindi, quello che succede è che per qualche ragione, e adesso non entriamo a cercare di capire quale e come: fatto sta che per tanti di noi il fatto che siamo esseri mortali, la morte, viene visto come un'ingiustizia. Viene visto come una cosa che non va bene, ma non dovrebbe esserci, una, un argomento di cui non si parla. I bambini non possono affrontare la morte, non si parla di questo, i bambini non possono vedere. Più si va avanti, è una cosa che rimane nascosta. Negli ospedali non si vede i morti, uno muore subito via, è una sconfitta che c'è stata. No? E se noi vediamo anche diamo un peso enorme ah, è morto, che problema grosso perché è morto. Nessuno si preoccupa che ha vissuto male, il problema è che è morto, no? Quindi basta vedere, no, abbiamo anche le tecniche mediche di allungare il processo della morte. L'accanimento terapeutico. Quindi quello che è importante è partire da questo principio del quale è sano accettare ciò che è certo e vedere come tale. E non c'è niente di male, non c'è niente di strano. Quello che è veramente strano è il fatto che noi viviamo come se fossimo immortali quando in realtà siamo certi di dover morire. Quello è veramente strano. Questa è una cosa che... Lascia stupire in realtà. No? Però è chiaro che in un gruppo di pazzi quello che è sano sembra il pazzo, no? Quindi, una persona che viene a parlare apertamente della morte e dire no a una normalità, dobbiamo accettarla, dobbiamo affrontarla, dobbiamo prepararci, eccetera, eccetera, vivere nella sua consapevolezza eccetera dicono ma tu sei pazzo questa è una cosa che no, non si può non parlare allontanare ma dove c'è sei tu con la testa che parla di queste cose non so in italiano in, ita in portoghese si dice morbida che non vuol dire morbida in italiano in italiano morbido è morbido no? in portoghese morbido vuol dire ciò che è relazionato con la morte è una cosa morboso una cosa morbosa, no? per quello fa anche un po' ridire di questo letto è morbido. No? Quando dice questo a un brasiliano sembra che sia un posto morboso. Comunque, quello che succede è che sono argomenti di cui in sol di solito non si parla. Non si parla, in famiglia non si parla, fra gli amici non si parla, nel processo di educazione che noi riceviamo non si parla, nella società non si parla. La morte, per quanto possa sembrare incredibile, è uno dei più grandi tabù della nostra società. Però, per assurdo, è l'unica certezza che abbiamo, oltre il fatto di essere vivi. È qualcosa che è certo, è un qualcosa che nessuno di noi che è qui potrà evitare. Sia la nostra... Che è quella dei nostri vicini. Vicini intendo dire le persone che ci stanno attorno. Nessuno di noi potrà evitare questo. No? Come diceva Einstein, pazzia è fare la stessa cosa e aspettarsi risultati diversi. No? Noi, se vediamo nello storico delle persone che sono venute prima di noi. Quante volte la morte dei propri cari non è stata affrontata con sofferenza e difficoltà? Quante volte non ci sono stati conflitti a causa dell'eredità e con i problemi del non riuscire ad affrontare, traumi relazionati con la morte di uno e dell'altro, eccetera, eccetera. È un costante. E non abbiamo ancora capito che dobbiamo prepararci. Per la nostra e per quella degli altri che ci sono tante cose che possiamo imparare per affrontare meglio questa realtà. E che non è così difficile. In realtà è molto più naturale di quello che noi possiamo pensare. Noi in quanto esseri umani affrontiamo la morte sin da quando esistiamo e come esseri umani. È una cosa che in tante culture viene affrontata con molta più naturalità di dove siamo noi oggi. Però è un fatto che è naturale. È no, un fatto su cui non dobbiamo aver paura o che dobbiamo sentir male, eccetera, eccetera. Parlare della morte, affrontare la morte, non va ad accelerare il processo della morte. Perché c'è chi ha questa paura. Eh? no? Non so se in Italia è così dice: cioè tocca ferro, no? Se parla della morte, tocca ferro, fai qualcosa perché non si sa mai però no, questo è una stupidata. La realtà è che è come se noi avessimo la certezza di dover affrontare un viaggio. Un viaggio che non sappiamo esattamente bene dove andremo. Non sappiamo esatta bene, esattamente bene come sarà, dove sarà, però siamo certi di dover partire. E non sappiamo bene quando dovremo partire. Perciò passiamo la vita a far finta che non dovremo mai partire e non mettiamo del cibo da parte, non ci prepariamo per il viaggio, non ci alleniamo, non facciamo nulla per quel viaggio. Però il giorno che arriva ci tocca partire così come siamo. Non ci sono, ah no, magari, aspetta, chissà come, quella, quella. Quindi, il primo punto per me importante è quello di conoscere un po' più meglio la morte. Capire, parlarne. Il semplice fatto che noi ne parliamo apertamente già comincia a togliere un po' quel velo di, come si può dire, quasi come se fosse un qualcosa proibito. È una proibizione, è una cosa di cui non si può parlare. No? Esiste un po' questo. Okay? E poi la cosa più assurda è quella che, allo stesso tempo che la morte è un tabù di cui non si parla, a cui non si affronta, noi abbiamo la morte 24 su 24 ore davanti a noi, tra i giornali, i filmati, i videogame e tutto, noi banalizziamo la morte a un tale punto. E allo stesso tempo non vogliamo parlare, non vogliamo affrontare ed è un grande tabù. È assurdo. È quasi come con modo per esorcizzare questa nostra paura in qualche modo, però lo facciamo nel modo più sbagliato in assoluto. No? Basta vedere i ragazzini con i videogame, è un costante uccidere. Basta prendere un film di azione, normalissimo. Quante morti ci sono, abbastanza violente anche, no? Una volta uh, un amico era stato rapito un momento nella sua vita, quindi ha sentito in sé la violenza della pistola dell'arma. È rimasto molto colpito di questo. Dopo ha avuto questa riflessione. Che ha detto questa frase. Che era: diceva: Se tu dici che un film di azione non è un film di violenza, a questo punto si può dire che è un film pornografico è un romanzo. No. Per dire che la violenza che c'è dietro un film è la morte in un modo violento, però noi abbiamo banalizzato in questo senso. Questo per vedere le contraddizioni. Per noi è normale prendere il giornale e leggere 50 morti di qua, quelli morti di là, vedere i filmati dove fanno vedere quelli che vengono uccisi dal vivo, eccetera, eccetera. Però poi dopo, poi nei videogame da bambini a giocare che si uccide di qua e di là. Però poi dopo noi non abbiamo il coraggio di parlarne e di affrontare la nostra propria morte, la morte dei nostri cari e di prepararci per la morte. Perciò. Il primo punto di oggi è quello di innanzitutto creare la normalità nell'affrontare un argomento che è normale. Arrivare a questo punto nel quale noi ci rilassiamo dinanzi all'argomento della morte in quanto una cosa certa, normale, non c'è niente di male. Quando qualcuno muore non è successo nulla di sbagliato, non è successo niente di male. Il problema è il modo in cui le persone muoiono, il problema è il modo in cui le persone vivono, ma il morire in se stesso è la cosa più normale e naturale che ci sia. Faccio una cosa però, la lascio per dopo. Per questo, questo è un punto fondamentale e importante di partenza. Importante di capire che, ok, okay ieri, abbiamo, ieri ci siamo chiesti che cosa è la morte, e oggi la spiegheremo dentro il contesto della visione che c'è all'interno del buddismo. Però è molto importante che noi dobbiamo arrivare alla nostra propria visione di che cosa è la morte. Vedere, condivido quello che viene detto nel buddismo. Non condivido com'è, come non è, però interiormente dobbiamo arrivare a questo. Okay? Bene. Quindi, primo passo di oggi: dire, Ok, è normale morire. Non c'è niente di sbagliato, non c'è nessuna ingiustizia, non c'è nessun niente di, di, di strano, niente di sbagliato nel morire. Il problema si trova nel morire male, è un problema, ed è anche un problema... È anche un problema il vivere male principalmente. È. E un'altra cosa è la vita, il tempo della vita, non dovrebbe dal mio punto di vista essere misurato in quantità, ma in qualità. Anche durante la nostra vita, un giorno, un mese? Cosa vale di più? La quantità, per quanto tempo facciamo qualcosa o qual è la qualità di quello che facciamo? Facciamo una lunga vacanza, è più importante una vacanza lunga o una vacanza buona? È più importante la qualità, ci sono delle volte che un giorno, due giorni valgono più di un mese. Dipende di come uno lo va a vivere. In un rapporto, quando noi ci, ci troviamo fra persone che vogliamo bene, è più importante la qualità che la quantità. Nella vita il tempo vale molto di più la qualità che la quantità. Noi siamo in questo momento storico della nostra società e così via, dove noi valorizziamo più la quantità che la qualità. Quando muore qualcuno la domanda è quanti anni aveva. Okay. Non è se ha avuto una vita significativa o meno. Okay. Perciò, quello che accade è che, anche perché il tempo, essendo relativo, una persona che ha vissuto pochi anni dell'orologio, però l'ha vissuto con qualità e con intensità, ha vissuto molto di più che qualcuno che ha vissuto tanti anni dell'orologio in un modo superficiale, monotono. Quindi dobbiamo non avere questo problema col pensiero del tempo in quanto quantità. No? A oggi la gente vive di più, si è molto più distratta allo stesso tempo. Per me, sinceramente, quello non vuol dire molto. Quando noi vediamo anche nella storia persone che hanno fatto cose incredibili interiormente, esteriormente, realizzato cose, non è che hanno vissuto moltissimo. Eh? La Amazon K ha vissuto poco. Per dire un esempio. Sono tantissimi nella storia che vediamo, che non è che abbiano avuto una vita, chissà così come così lunga, no? E allo stesso tempo, viviamo ancora oggi in una cosa che è assurdo. Però ancora oggi viviamo nel sogno, nell'utopia dell'immortalità in questo corpo. È una cosa che nella scienza, nella fantascienza e dappertutto si cerca di trovare il modo come vivere di più. Però è interessante anche vedere da questo punto di vista: se noi facciamo, vediamo le ricerche, eccetera, gli studi che vengono fatti, è molto chiaro che. È vero che le persone oggi hanno un'età media che dura di più, una vita che dura di più, però allo stesso tempo quello che succede è che la qualità della vita su diversi aspetti è abbassata. Quindi la domanda più che altro è non è quanto vivrò, ma come vivrò. Questo è più importante. Poi se uno ha una vita lunga, significativa, bene, ottimo, no? Perciò... Questo è un altro discorso. La, morire è normale, non c'è niente di male nella morte, e la cosa importante non è quanto tempo viviamo, ma come viviamo. Questo ci aiuta anche a diminuire un po' la paura del morire presto o troppo presto. Quello che succede è che ci porta un pochettino di più al fatto che è il modo in cui vivo che è importante. Okay? E questo è qualcosa che dipende da ogni giorno. Perciò, primo punto, la normalità del fatto che la morte fa parte della vita. No? Come si dice, l'unica certezza che abbiamo dal momento in cui nasciamo è che dovremo morire. Però l'assurdità dei fatti, anche se è qualcosa che siamo certi, viviamo come se non esistessi. Nel senso. Noi viviamo come se fossimo immortali all'interno della nostra propria mortalità. Cosa vuol dire questo? Se noi ci chiediamo dovrò o no morire, la risposta è sì. Se noi ci chiediamo quando? Non lo so, però è un non lo so che include anche l'oggi è un non lo so fra una decina, quindicina, ventina d'anni. È un non lo so più avanti. Secondo me di solito è un non lo so più avanti. Ok? Io ho già visto persone che sono morte e il giorno prima ancora erano lì sul non lo so più avanti. Secondo me la gran maggioranza delle persone che sono morte fin d'oggi avevano qualcosa da fare il giorno dopo. Quindi io ho visto alcuni casi di amici, persone vicine e così finisce. No. Non è che quando arriva la morte dici ok sto arrivando, st alcuni di noi siamo fortunati di ricevere la raccomandata. che ci dà la possibilità di prepararci. Su altre no, su altre quando uno vede, pum, pum, pum. finito. È fatto anche questo. Quindi quello che succede è una normalità e dobbiamo essere consapevoli che non c'è niente di male nel vivere in questa consapevolezza. È normale e va bene. Ma ed è proprio perché è una certezza e che va affrontata, Dobbiamo prepararci, dobbiamo affrontare la morte, vivere come una certezza per la quale ci dobbiamo preparare. Un modo semplice da capire è che la morte non è un problema, è un fatto. Perché qual è la differenza fra problema e fatto? Un problema è ciò che ha una soluzione. Un fatto è qualcosa che non ha soluzione, è così com'è, non si può fare altrimenti. La morte è un fatto, non è un problema. Quello che è un problema è morire male ed è un problema perché c'è soluzione. Quello che è un problema è vivere male e questo è un problema perché c'è soluzione. Quindi c'è cosa noi possiamo fare per affrontare. Però per prepararci per la morte la prima cosa che è importante fare è cominciare a conoscerla un po' meglio. E ci sono tantissime cose da vedere, quindi io sto organizzando un po' i miei pensieri e cercando di capire da dove partire perché non vorrei che poi dopo non abbiamo il tempo per vedere le vari aspetti che dobbiamo vedere, ok? Perché um, ci sono tre livelli di affrontare la morte. Okay. Innanzitutto, prima di questo ancora, esiste il fatto di affrontare la morte in generale, affrontare la nostra morte e affrontare la morte degli altri che ci stanno vicini. Okay. Sono importanti tutti questi aspetti, perché anche la morte di quelli che ci stanno vicini è qualcosa per la quale dobbiamo prepararci, ci sono tecniche, ci sono aspetti che ci aiutano a questo e sono importanti, ci sono delle cose che, semplici, ieri lo so che mia madre ha parlato anche di questo a voi, e ci sono cose che sono semplici, che non è che richiede una laurea in qualcosa per per forza dover affrontare, e sono importanti perché se le cose vadano nel verso giusto, Prima di noi devono morire le persone, quelli che sono venuti prima di noi. No? Perdere i propri genitori a un certo punto è una cosa normale. Quello che non sarebbe normale è il contrario. No? L'unica possibilità che c'è per non vedere i propri genitori morire è morire prima o insieme non è che ci sono e non credo che sia la cosa migliore. Quindi quello che succede su questo. Lo so che è una cosa difficile per tanti di noi, lo so che è una cosa che non è una cosa come andiamo a fare una passeggiata al lago, no? Però è proprio perché è un qualcosa che è difficile che va gradualmente, dolcemente affrontato in un modo in cui noi possiamo cominciare a prepararci. E uno dei modi per affrontare qualcosa che inevitabilmente avverrà è normalizzarlo, è cominciare a vedere che è un qualcosa che è normale ed è naturale. Io credo che il mio problema verso le persone che voglio bene non è il fatto che loro un giorno moriranno e che io un giorno morirò. È il modo in cui io vado a vivere quando siamo insieme. La cosa più importante è dinanzi alla mortalità di qualcuno che noi amiamo: è vivere, è vivere bene ogni giorno, è star bene nel presente, più che il problema che prima o poi quella persona in quel corpo non ci sarà più. Ok? Quindi. Questo è un aspetto che è importante. E una delle cose importanti quando siamo dinanzi a qualcuno che sta morendo è il fatto di trasmettere da parte nostra una certa serenità. È il fatto di anche affrontare insieme con la persona la morte. Con normalità, capire che non sta succedendo niente di strano e niente di sbagliato. È un momento difficile, probabilmente, però è qualcosa che può essere affrontato con una certa normalità, perché è normale quello che sta accadendo, e con spontaneità. Anche questo è un aspetto che è importante in questi momenti, no? Noi funzioniamo molto di più su una base non cognitiva che cognitiva. Noi quando ci relazioniamo fra di noi, in realtà possiamo trasmettere molto di più con l'intenzione, con lo sguardo che con le parole, con il modo in cui noi siamo presenti. E quando una persona si trova verso la fine della propria vita, questo diventa ancora più evidente. La cosa importante non è quando siamo vicini a qualcuno che sta per morire che cosa gli dobbiamo dire. Quello non è il momento per capire cose e mettersi a fare grandi ragionamenti filosofici. È il momento per stare in pace. Una delle cose più importanti in assoluto nel momento della morte è connettere la propria mente con qualcosa di positivo, con qualcosa che porti la mente a uno stato di pace e direzionare verso la mente verso qualcosa di positivo. No? C'è una storia particolare che fa vedere un po' questo, di un maestro che si trova in monastero, è una storia vera, adesso non mi ricordo i nomi, eccetera, e c'era un monaco che stava per morire, stava morendo praticamente, no? e quello che accade è che questo monaco era molto attaccato al suo tè, era un tè al burro, e quello che succede è che... Lui era lì e mentre stava morrendo, invece di direzionare la mente verso qualcosa di positivo, la mente era lì che era, non voleva morire perché non voleva perdere il suo tè. Quindi era lì che guardava il tè al burro e a questo punto il maestro lo guardò e disse tu sai che ha tuscita? Quindi un luogo puro, bello, una terra pura. Il tè è molto meglio del tè di qui. Il burro è molto più grasso. E Ha cominciato a parlare, secondo i concetti di tè tibetano, di tutte le qualità del tè di Tushita, di questo luogo puro. E lui dove ha direzionato la mente? Verso Tushita, no? Non è che avesse la motivazione della Bodhicitta e qualcosa, voleva il tè. Però la sua mente in che direzione è andata? verso quel luogo, verso un luogo puro, si è connesso con quello ed è morto in quello stato. Okay? Quindi la cosa che in realtà è il più importante nel momento della morte è lo stato interiore in cui la persona si trova e capiremo questo meglio quando andremo fra un po' a vedere il processo della morte. Okay? Perché anche questo, adesso quando vedremo il processo della morte, quello ci aiuta, perché anche quando vediamo qualcuno che sta morendo, riusciamo a capire un pochettino meglio che cosa sta succedendo e dopo anche per noi stessi. Però la cosa più importante in assoluto è portare la persona che sta morendo a uno stato interiore di pace. Questa è la priorità. Che questo avvenga tramite... Uh, la religione cattolica, buddista, non religione, una musica, un tocco, qualcosa, non importa il modo in cui questo venga. Però la cosa importante è che la persona vada a collegarsi con qualcosa di positivo e virtuoso. E con un bel sentimento anche. no Per questo anche che una delle cose che secondo me è proprio è una cosa estremamente egoista e non bella, è quando la persona sta morendo e le altre a fianco si aggrappano piangendo: non vada, non vada, non vada, no? Dico: Io non voglio andare, però non ho scelta, e voi mi mettete pure in colpa che me ne sto andando, no? Perché noi cosa pensiamo quando si fa questo? Il fatto che io ti chieda di rimanere è il modo che ti dimostro che ti amo. È come se devo partire per un viaggio. Non ho scelta se non partire. Io che cosa voglio? Vedere che chi amo sta bene, non che fa la festa che me ne sto andando, va bene. Però che rimane bene. Quindi una delle cose importanti è rassicurare la persona che sta morendo che noi che abbiamo un vincolo più profondo con quella persona, stiamo bene. E quindi una delle cose importanti dinanzi a questo è di anche andare oltre i conflitti che esistono e che sono coltivate durante la vita. Per questo che il primo livello dinanzi alla morte, come praticante spirituale, è quello di morire senza pentimenti. Nel senso, ho vissuto la vita in un modo pieno, sincero, positivo. Mi sono scusato degli errori che ho fatto, ho fatto ho vissuto in un modo coerente con quello che ho creduto, non ho nulla da pentirmi. Perciò quando una persona si trova dinanzi alla morte, una delle cose importanti verso quella persona, uno, è portare da parte nostra una stabilità, un equilibrio che aiuta la persona a sentirsi sicura. Se noi ci troviamo vicino alla persona che sta morendo, a me mi è già capitato qualche volta, ed essere lì vicino alla persona che sta morendo, con un tocco, con la mano, con la presenza, con una preghiera, poi ci sono, tutte, ci sono delle visualizzazioni, ci sono delle preghiere, eccetera, specifiche, però oltre, prima di quello ancora è il fatto di essere vicino, presente con una dignità con una stabilità e con naturalità. È un modo per dire, puoi stare sicuro, puoi star bene, va tutto bene. Questa è una delle cose importanti. Perciò, quello che accade è che quando si muore l'ultimo pensiero grossolano è quello che andrà a direzionare la mente sottile. È un po' come quando ci addormentiamo, il pensiero con cui andiamo ad addormentarci è quello che direzionerà i nostri primi sogni. Similmente, lo stato mentale in cui la persona muore è quella che direzionerà la prima parte del bardo. Okay. Per questa ragione, la ragione per la quale si dà così tanta importanza che la persona muoia in uno stato pacifico, con la mente verso qualcosa che è positivo, è perché questo è quello che darà la direzione alla continuità subito dopo la morte ed è quello che darà la direzione per la rinascita che prenderà dopo. Poi parleremo dopo più del bardo e andremo a capire meglio nei dettagli come funziona, però... La prima direzione importantissima che viene data è l'ultimo pensiero. Quindi questa è una cosa estremamente importante, morire bene. È come quando si finisce un qualcosa, il modo in cui finisce va a determinare quale sarà il prossimo ciclo che comincerà. Anche se ho vissuto tutto un ciclo bellissimo, se lo finisco male, comincia un ciclo male e quindi posso... A cominciare un, un ciclo che non è bello dopo perciò il modo in cui noi moriamo interiormente è estremamente importante no? perciò io conosco di persone che hanno avuto brutti incidenti e sono svenuti, non sono morti eccetera, però subito si sono connessi con la presa di rifugio subito sono connessi con qualcosa di sacro per loro quindi questo è un segno che effettivamente uno va e si collega con qualcosa di positivo in un momento di difficoltà. Questo è un ottimo segno. Quindi non vuol dire che perché una persona mo possa morire in un incidente, piuttosto che che, che non riesca a collegarsi con qualcosa di sacro e positivo. E qualcuno ogni tanto mi chiede, ah ma se uno non ha il tempo, perché succede veloce, il tempo è relativo. Quello che per chi guarda da fuori può sembrare un attimo, per chi vive da dentro può sembrare un tempo lungo. Io ho avuto qualche esperienza così personale e ho conosciuto persone. Un esempio che ho raccontato alcune volte è un amico mio surfista che gli è successo alcune volte di rimanere sott'acqua per più di 5 minuti, perché andava a prendere queste onde alte, non lo so, 15-20 metri, quel che era finire sotto a girare per 5 minuti e per due volte o tre volte, non mi ricordo esattamente la quantità, ha perso coscienza completamente e l'hanno dovuto resuscitare. No? E in due volte lui ha visto tutto il filmato della sua vita davanti a lui. Ha visto passare tutto quello che è successo. Il punto che voglio dire è per chi guardava da fuori quanto tempo è passato da quando ha perso coscienza quando a quando l'hanno riuscita a svegliare. Poco tempo. Per lui che stava sperimentando quello, quanto tempo è passato? Tanto. Ok? Quindi non è perché una cosa succede in pochi secondi che necessariamente non ci sia tempo. Il tempo è relativo. Noi possiamo... Vivere un periodo molto lungo come se fosse molto breve, possiamo vivere qualcosa che sarebbe molto breve in un modo molto lungo. Quindi, non è certo questo. La cosa importante è direzionare la mente verso qualcosa che sia uno stato positivo, di amore, di equilibrio, di pace, qualcosa che ci vada a collegare con un sentimento positivo. Questa è la cosa più importante in assoluto. Ok per quello che quando noi siamo vicini a qualcuno che sta morendo sia nel periodo precedente alla morte, sia nel momento della morte, è importante trasmettere uno stato di gioia, di equilibrio, dello star bene insieme. Questa è una cosa, è uno dei migliori aiuti che si possa dare in questo momento, sia nell'ambiente che si vada a creare nel momento, sia nello stare insieme questa è una cosa che è molto molto importante. Ok? Adesso facciamo una cosa. Andiamo a vedere il processo della morte e con questo poi dopo serve sia per vedere come accompagnare altre persone che per prepararci per la nostra propria morte e innanzitutto il processo della morte che andremo a vedere è la base per poi dopo la meditazione, che andremo a vedere domani, delle, delle nove mescolanze, le nove unioni, che è la base più importante per, come si può dire, ok, ci sono tre livelli per affrontare la morte. Si dice il praticante basico affronta la morte senza uh, pentimenti. Il praticante medio affronta la morte senza pentimenti e senza paura, il praticante a livello più alto affronta la morte come essendo la migliore opportunità che ha durante la vita, no? come la sensazione di tornare a casa. Per fare questo ci sono tutte delle meditazioni da fare, c'è tutto un processo da fare e è abbastanza logico e semplice da capire in realtà quando si va a vedere ed è quello che spiegherò domani. Okay? Che vengono chiamate le nove mescolanze. Le nove mescolanze sono, o nove unioni, o in realtà la parola più giusta sono le nove mescolanze, è uno degli insegnamenti per me più importanti in assoluto che esiste, e, ed è qualcosa che, per me almeno, è così chiaro ed effettivo che si vede che veramente è possibile trasformarci e raggiungere la cosiddetta illuminazione. E fa vedere come la morte è un'opportunità incredibile. Quindi, anche se noi non riusciamo, non dovessimo riuscire a metterlo in pratica effettivamente, come minimo ci cambia la prospettiva di che cos'è la morte. Che è già una cosa positiva. ok Perciò, per familiarizzarci un po' di più con la morte, cerchiamo di capire meglio questo processo come avviene. Io direi. Ci sono tantissime cose che potremo vedere e che possiamo vedere, però dobbiamo scegliere. E io sto combattendo un po' fra aprire un argomento o non aprirlo, mi sa che per oggi adesso non lo apro, che l'ho già affrontato tante volte, che sono i cinque poteri di preparazione dinanzi alla morte, i cinque poteri dinanzi alla morte, che adesso non aprirò quello, se abbiamo il tempo poi dopo lo affronteremo, tanto l'abbiamo già affrontato diverse volte questo. Concentriamoci adesso invece sul processo effettivo della morte, in che modo che avviene. Io vi ho preparato un, degli appunti okay, per aiutarci a osservare e seguire qual è questo processo della morte. Okay? Innanzitutto da dove vengono questi insegnamenti che spiegano il processo della morte? Vengono dagli insegnamenti di Buddha, si trovano negli insegnamenti dei Tantra, come nel Tantra di Guhyasamaja, quello principalmente di cui si fa riferimento è il Tantra di Guhyasamaja, c'è anche Tantra di Heruka, in generale Tantra di He Vajra, in generale, negli insegnamenti dei Tantra è dove Buddha ha spiegato il processo della morte. Okay? Perciò, all'interno del buddismo, la tradizione dove si studia e si capisce il processo della morte. È qualcosa di esclusivo all'interno degli insegnamenti Vajrayana. Nella tradizione Theravada piuttosto che solo Mahayana, questo non fa parte. Ok? Quindi quello che accade è che nell'altra tradizione, data molto la enfasi sull'aspetto dello stato mentale da prepararsi, eccetera, però. Non c'è questa preparazione riguardo il processo effettivo della morte perché non c'è anche l'aspetto di trasformare questo processo come un'opportunità di meditazione e di pratica. Okay? Comunque, questo era solo per darvi un pochettino i riferimenti da dove vengono questi insegnamenti. Sono basati quindi sugli insegnamenti di Buddha e successivamente, quello che è avvenuto anche, sono tanti dei meditatori, dei praticanti, che hanno uno meditato sul processo della morte e osservato in loro stessi, perché è possibile, parliamo di una cosa estremamente difficile, però più avanti capiremo un po' meglio come, però è anche possibile simulare il processo della propria morte arrivando quasi fino alla morte vera e propria e poi non morire e tornare indietro. Questa è una cosa che è possibile. Uh, quindi ci sono stati diversi meditatori che hanno fatto questo esercizio più volte, che sono arrivati a questo. E quindi, sulla base anche della loro esperienza, hanno descritto il processo della morte, confermato come avviene questo processo. Ok? Quindi, in questo senso, che questa è la base da cui vengono questi insegnamenti. Ok? Ehm. Ok, vediamo un attimino qua cosa abbiamo. Ok, prima di tutto la morte si divide in due, in due fasi. Possiamo chiamare la morte grossolana e la morte sottile. Ok? La morte grossolana è quello che noi di solito chiamiamo morte. La morte grossolana si conclude nel momento in cui la persona smette di respirare. Quindi quando è che noi diciamo alla persona... Quando di solito, secondo le, le, la normalità, quando si dice la persona è morta è quando è avvenuta la morte grossolana. Che cos'è la morte? È il corpo che comincia a perdere forza e che gradualmente si va a spegnere. Quindi gradualmente il corpo non ha più la capacità di sostenere le sue funzioni, insieme con il corpo ci sono aspetti della nostra mente che non hanno più capacità di funzionare dal momento in cui non c'è più il corpo per sostenere, e gradualmente, cominciando dal livello più grossolano, perde forza, più che va a livello più sottile che perde forza, finché arriva a livello molto sottile. Okay? La nostra realtà oggi, del nostro corpo, di nost questa vita, viene divisa in quelli che vengono chiamati i 25 fattori grossolani. Ok? 25 fattori grossolani sono quelli che poi dopo si dissolvono nel momento della morte, sono quelli che noi abbiamo oggi e che si perdono man mano che il processo della morte avviene. Ok? Sono in realtà molto semplici da capire. I 25 eh, fattori grossolani, quando, come abbiamo così all'inizio, abbiamo i 5 aggregati. I 5 aggregati in essenza sono il corpo e la mente. Okay? Forma vuol dire l'aggregato della forma è il corpo e gli altri 4 aggregati sono diversi aspetti della mente. Abbiamo le sensazioni, il discernimento, i fattori composizionali che sono gli altri fattori mentali, ossia la nostra personalità, così per dire, e la nostra coscienza, il continuo mentale. Poi abbiamo qua i quattro elementi, terra, acqua, fuoco e vento. Abbiamo i sei poteri sensoriali, quindi abbiamo la vista, l'udito, il fatto, il gusto, il tatto e il, il poter, la mente che fa parte della mente cognitiva principalmente qui. Abbiamo i cinque oggetti dei sensi, quindi abbiamo la forma, il suono, l'odore, il gusto e il tatto. E abbiamo le cinque saggezze di base, che sono anche cinque aspetti della nostra mente. E quindi qua abbiamo la saggezza chiara come uno specchio, la saggezza dell'equanimità, la saggezza del discernimento, la saggezza che tutto realizza e la saggezza del Dharma dato. Ok? Che cosa sono queste cose? Cerchiamo di capirle un attimino. L'aggregato della forma, come abbiamo detto prima, è il nostro corpo. A livello grossolano, sottile, molto sottile. Forma e il corpo. Le sensazioni, sensazioni di piacere, sofferenza, discernimento, la nostra capacità di discernere una cosa dall'altra. Questo è un tavolo, quello è una tazza, questo è una persona, quella è un'altra persona, saper discernere una cosa dall'altra. I fattori composizionali è l'aspetto della nostra personalità, che c'è la parte, c'è il desiderio, c'è l'attaccamento, c'è l'amore, c'è la gelosia, c'è la compassione: sono tutti gli aspetti della nostra personalità. Mettiamo così, per essere precisi, sono i nostri cosiddetti fattori mentali, per chi li ha già studiati. La coscienza è esistita di sei tipi. La coscienza visiva, la coscienza uditiva, la coscienza olfattiva, la coscienza gustativa, la coscienza tattile e la coscienza mentale è la parte della nostra mente che percepisce i nostri sensi, sono le nostre sei coscienze. Poi ci sono gli elementi che ci sono dentro di noi: abbiamo l'elemento terra, acqua, fuoco e vento. Poi c'è anche lo spazio che non viene elencato. Ok. Poi abbiamo i poteri sensoriali. I poteri sensoriali è qualcosa di fisico, perciò abbiamo la vista fisica, l'udito, il naso, la bocca, quindi la lingua, in realtà il gusto, il tatto, che è la pelle, e poi la mente, che è la parte del cervello, la parte del nostro corpo cognitivo. Okay? Una cosa importante da capire, i 25 fattori grossolani... Sono 25 fattori che compongono il nostro corpo, la nostra realtà di oggi, che quando si muore si perdono. Okay? Quindi sono 25 cose che noi abbiamo oggi che quando si va a morire, questi 25 fattori sono chiamati grossolani perché non vanno oltre la morte. Fanno parte di questa vita. Poi quando si muore si perdono. E si passa a un livello molto sottile quindi non ci sono più questi 25 fattori grossolani, e poi quando si rinasce si riprende altri nuovi 25 fattori grossolani. Abbiamo un nuovo corpo, una nuova sensazione, un nuovo discernimento, una nuova personalità, abbiamo una nuova coscienza. Le impronte delle nostre emozioni, eccetera, vanno, vengono portate di vita in vita. Però a livello grossolano, la nostra personalità e tutto il resto cambia, ok? Quindi questi sono gli aspetti che compongono la nostra persona oggi, però che al momento della morte si perdono. Perciò abbiamo forma, il corpo, sensazione, discernimento, fattore composizionale e coscienza, che sono i cinque aggregati. Poi noi abbiamo i quattro elementi, terra, acqua, fuoco e vento, interni del nostro corpo. Poi abbiamo i sei poteri sensoriali, come ho detto prima, sono la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, il tatto e la mente però fa riferimento alla parte fisica vera e propria. La vista sono gli occhi, l'olfatto è l'udito, lo poi abbiamo l'udito, l'olfatto è il naso, abbiamo la, la lingua per il gusto, la pelle per il tatto, abbiamo proprio una cosa fisica. Abbiamo i cinque oggetti, la forma interna, il suono interno, l'odore interno, il gusto interno, il tatto interno. Noi stessi abbiamo questi cinque oggetti. Non stiamo parlando degli oggetti esterni di percezione, stiamo parlando dei nostri propri cinque oggetti. Poi esiste anche la nostra capacità di percepire questi oggetti esterni. Però principalmente parliamo che noi perdiamo i nostri oggetti interni, perdiamo il tatto, perdiamo la forma, il suono, eccetera, fisico nostro. Poi le cinque saggezze di base. Le cinque saggezze di base sono cinque aspetti della nostra mente che compongono la mente grossolana. Okay. La, la saggezza chiara come uno specchio è la nostra capacità di percepire più cose allo stesso tempo. La saggezza dell'equanimità è quella di mettere le cose nella stessa categoria. Sono tutte persone, anche se diverse. Okay. Quindi questo è la saggezza del discernimento, è la nostra capacità di dare i nomi alle cose e saperle distinguere una dall'altra. La saggezza che tutto realizza è la nostra chiarezza su che cosa fare, è il nostro aspetto della mente che ha l'intenzione: faccio questo, non faccio quell'altro. E la saggezza del Dharma è la mente in se stessa, con i suoi veleni mentali o libera dai veleni mentali a secondo del livello in cui ognuno si trovi. Okay? Quindi questi vengono chiamati i, 5, i 25 fattori grossolani che poi questi 25 fattori nel processo della morte gradualmente si vanno a perdere. I 25 fattori grossolani ok. Sono anche i fattori che si dissolvono durante la morte grossolana. Che si perdono durante la morte grossolana. Poi si entra nell'aspetto della morte sottile. Io preferirei prima spiegare la morte grossolana, poi entriamo a spiegare più la parte della morte sottile, ok? Perciò, questi sono quelli che si perdono durante la cosiddetta morte grossolana. Il processo della morte viene diviso in otto passaggi. Questi otto passaggi vengono divisi in due, quattro passaggi che fanno riferimento alla morte grossolana. E quarto, passaggi che fanno riferimento alla morte sottile. Vengono nominati nel seguente modo. Questo è il nome che va dato a ognuno di questi passaggi. Poi ci sono diverse cose che avvengono in quel passaggio. Il primo è la terra si dissolve nell'acqua. Quindi dobbiamo cercare, è più semplice se noi semplicemente ci concentriamo. Prima terra, la terra perde forza. Secondo perciò la terra si dissolve nell'acqua, secondo l'acqua perde forza e l'acqua si dissolve nel fuoco. Poi dopo il fuoco perde forza, il fuoco si dissolve nel vento. Poi dopo il vento perde forza, il vento si dissolve nello spazio della coscienza. Ok? Quindi praticamente prendiamo i quattro elementi e abbiamo terra, acqua, fuoco e vento. Per capire questo, per ricordare questo processo, uno dei modi per capire è qual è l'elemento che riesce a togliere la terra, a, in qualche modo a, a, a sopraffare la terra. Abbiamo l'acqua. Perciò, qual è l'elemento che sopraffa la, la, la terra? L'acqua. Perciò, la terra si dissolve nell'acqua. Qual è l'elemento che riesce a essere più forte dell'acqua, eliminarla? Il fuoco. Ok? Perciò perché il fuoco fa evaporare l'acqua. Perciò abbiamo la terra nell'acqua, l'acqua nel fuoco. Qual è l'elemento che va contro il fuoco? Il vento. Perciò il vento si dissolve nel, 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 nel fuoco si dissolve nel vento e il vento si dissolve nello spazio della coscienza. Perciò seguiamo quest'ordine. Terra. Acqua, fuoco, vento, spazio della coscienza, spazio e coscienza che vanno insieme, ok? Mente. Perciò, un'altra volta abbiamo terra, acqua, fuoco, vento e poi c'è lo spazio della mente. Ok? Quindi il processo della morte, il processo della morte grossolana viene diviso in quattro fasi dissoluzione della terra, dissoluzione dell'acqua, dell dissoluzione del fuoco, dissoluzione del vento, ok? La parola che viene usata tradizionalmente è la parola si dissolve, però viene spiegato nei propri testi in tibetano che si usa il termine dissolvere, però in realtà non è che si dissolve, ok? La parola più corretta in inglese si usa il termine overwhelmed, uh, sopraffatto. Però per me la migliore spiegazione che ho trovato fin d'oggi è la seguente: immaginiamo che ci troviamo in un luogo dove c'è tantissimo rumore, tantissimi suoni. Ok? Ci sono alcuni suoni che sono molto forti, alcuni suoni che sono meno forti. Quindi immaginiamo che siamo qua. A un certo punto c'è un trappano che sta bucando qualcosa, qualcuno che suona il tamburo, da un'altra parte c'è qualcuno che fa un mantra leggero, leggero, e c'è qualcuno che fa una cosettina piccolina. Sono piccoli suoni che ci sono fino a suoni molto più forti. Quando ci sono i suoni più forti, noi riusciamo a percepire i suoni più deboli o no? Perché? Perché i suoni più deboli vengono sopraffatti dai suoni più forti. Ok? Però quando il suono più forte perde forza, il suono più debole si manifesta con più chiarezza, non è che il suono più debole diventa più forte, però quello che succede, noi riusciamo a percepirlo meglio, quindi sembra come se diventasse più forte, ma in realtà è solo perché l'altro non c'è. Quindi che cosa succede? Man mano che il suono più forte perde forza e diventa più debole, il suono successivo, più forte successivo, sembra che lo vada a sopraffare. È come se il suono più forte si dissolvesse nel suono più debole. In realtà semplicemente quello che succede è che il suono più forte perde forza e man mano che perde forza quello successivo diventa più evidente. Poi quel suono man mano perde forza e quello successivo diventa più evidente. Finché non c'è altro che il suono piccolino è il suono del battito del cuore. No? È come questa esperienza di entrare in queste stanze totalmente chiuse dove non c'è assolutamente nessun tipo di rumore e si sente il battito del cuore e si sente il suono delle, del sangue che scorre nelle vene. No? Si dice che di solito una persona non riesce a stare più di 40 minuti in questo luogo perché fa andare fuori di testa, perché, cominciamo, perché noi non siamo abituati col silenzio. Quindi, quando cominciamo veramente a non avere suoni esterni e sentiamo solamente i nostri suoni interni, è strano perché sono suoni che non siamo abituati a sentire. A un certo punto cominciamo a sentire tu, tu, tutu, tu, tu, tu. il sangue che scorre, il cuore. Uno va fuori di testa, dice che veramente non si riesce a stare a un tempo lungo su questo, no? Ma questo per me è un esempio chiaro che un suono forte non c'è più, gradualmente quel suono che prima sembrava quasi inesistente diventa molto forte e evidente, non perché si è diventato più forte di prima, ma perché non c'è nient'altro per contrastarlo, ok? Questo è lo stesso che accade nel processo della morte. Quando la terra si dissolve nell'acqua, in realtà che cosa succede? La terra perde forza e l'acqua diventa più evidente. Poi l'acqua perde forza e a questo punto il fuoco diventa più evidente. Il fuoco perde forza, il vento diventa più evidente. Il vento perde forza, lo spazio diventa più evidente. Ok? Gli aspetti più grossolari del nostro corpo, man mano, perdono forza e gli aspetti più sottili diventano più evidenti finché. Il nostro corpo e mente grossolana perdono completamente forza e il nostro corpo e mente sottile si manifestano con molta più evidenza. Non è che in questo momento il corpo sottile e la mente sottile non ci sia, però siamo sopraffatti dall'aspetto più grossolano. È come se vivessimo con così tanto rumore che non riusciamo ad ascoltare i suoni più sottili. Ok? Quindi la parola dissolvere. È perché in realtà non è neanche essere sopraffatto, perché il sopraffatto in realtà passa all'idea che una cosa sia più forte e lo vada a mangiare quasi. Che non è neanche quello. È, un, è, anche un, è quasi un dissolvere in realtà, perché è uno che perde forza e l'altro si manifesta con più chiarezza. Però non è che l'altro cresce, l'altro è lì dov'è, però semplicemente diventa più forte perché l'altro che era più evidente non c'è più. Ok? Questo è quello che si intende per la dissoluzione. Quando si parla della dissoluzione degli elementi, questi, in queste quattro fasi ci sono non solo gli elementi che perdono forza, ma ci sono i 25 fattori grossolani che, che vengono divisi fra queste quattro fasi che gradualmente perdono forza. Ok? E quindi sono come dei passaggi del processo della morte che vengono evidenziati. Cosa importante, prima di cominciare a vederlo bene, la morte grossolana può durare fino a tre giorni. Ok? Quindi, quando si dice ah, è importante tenere il corpo per tre giorni dopo che la persona è morta, in realtà non è proprio così. Nel senso che noi non siamo certi quanto tempo ci vuole per il processo della morte sottile, perché può essere diverso di persona a persona, e lasciarlo per tre giorni è la cosa più sicura. Però quando si parla di tre giorni, che è il tempo naturale della morte, si intende dalla morte grossolana. Okay. E quando la terra comincia a dissolversi nell'acqua, vedremo fra un po', ci vuole ancora un po' perché la persona muoia, quindi di solito dal mio modo di capire, quando si parla di tre giorni, innanzitutto è anche per la morte grossolana stessa. Poi, innanzitutto stiamo parlando di un processo di morte dove la persona muore di vecchiaia, muore di un processo di morte naturale, nel senso dove non c'è, perché dipendendo dalla malattia, magari uno degli elementi è già molto debole dalla malattia stessa e quindi quello lo fa con che vada la dissoluzione e venga molto più velocemente. Perciò dipende anche dal processo di cui la persona viene già prima, ok? Quando parliamo in un modo generalizzato stiamo parlando del processo della morte di una persona tra virgolette sana nel senso di una persona che ha una morte naturale. Ok? Poi questo può cambiare un po' a secondo di persona a persona, a secondo delle condizioni, della malattia, eccetera, con la quale la persona viene a morire. Perciò, vediamo un attimino. Abbiamo la terra si dissolve nell'acqua, l'acqua si dissolve nel fuoco, il fuoco si dissolve nel vento, il vento si dissolve nello spazio della coscienza. Per ognuno di questi noi abbiamo che cosa si dissolve? Quali sono i segni esterni e quali sono i segni interni? I segni interni è la percezione di chi sta morendo. I segni esterni è quello che si può vedere anche da est e da fuori. Ok? Quindi vediamo un attimino qua. Cominciamo dal primo. La terra si dissolve nell'acqua. I cinque fenomeni della classe dell'aggregato della forma si dissolvono. Che sono? L'aggregato della forma, la saggezza chiara come uno specchio della base, l'elemento terra, il potere della vista, la forma interna. Questa è la parte più grossolana della nostra persona, è la prima che si comincia a perdere. Segni esterni. L'aggregato della forma, a causa della dissoluzione dell'aggregato della forma, Cosa succede? L'assottigliamento delle braccia e delle gambe, debolezza e mancanza di energia. Una cosa molto interessante da vedere anche è che questo stesso identico processo avviene quando ci addormentiamo. Quando ci addormentiamo, cosa succede con le nostre gambe e le nostre braccia? Se non colali forte non riusciamo più a tenerle su. Non riusciamo più a tenerle, no? Una delle prime cose che succede è una sorta di debolezza, il corpo diventa molle, non riusciamo più a tenerlo. Questo è un segno della dissoluzione della terra. Quindi il primo segno della dissoluzione della terra è la debolezza del corpo e il segno più esterno è che uno va ad asciugarsi, diventa, no, quindi le gambe, le braccia diventano debole, diventano più magre e è quel fatto di non riuscire più a sostenere. Okay? Che è un po' è quello che non è che diventiamo magri quando ci addormentiamo, però quello che succede è che quando uno si addormenta però c'è quella sensazione di non riuscire a trattenere. Se io ho qualcosa nella mia mano, quando addormento la cosa cade, non riesco a tenere. Okay? E quello è il primo segno quando ci stiamo addormentando ed è esattamente il processo di addormentarsi, di svenire e di morire: è, sono, è lo stesso processo. È lo stesso identico processo che avviene, solo che nella morte è molto più forte. Però è lo stesso processo, ok? Quindi abbiamo 365 notti all'anno per prepararci per la morte, per dire, per vivere questo processo in qualche modo. E la cosa per me interessante è che quando noi vediamo il quanto è simile al processo di addormentarsi, vediamo che in realtà non è che sia una cosa così. Da aver tanta paura, perché è qualcosa di cui in realtà in qualche modo siamo già abituati, è solo più forte. Okay? Perciò la prima cosa, quando l'aggregato della forma si perde, perde sua forza, si dissolve, abbiamo l'assottigliamento delle braccia e delle gambe, la debolezza e la mancanza di energia nel corpo. La saggezza chiara come uno specchio si perde e con questo la visione diventa sfoccata e non chiara. Si perde la percezione del mondo che ci circonda. Uno perde un po' la sensazione di dove sono, con chi sono, qual è la situazione. Quando stiamo addormentando, dei nostri cinque sensi, qual è il primo senso che perdiamo? La vista. No? Non mai, credo che sia già capitato a tutti di stare addormentando, chiudere gli occhi e continuare ad ascoltare. Poi non si ricorda nulla di quello che ha ascoltato, però... Il primo senso che perdiamo è la vista. Ok? Perciò la saggezza chiara come uno specchio è la capacità di percepire tutto ciò che ci circonda. Quindi la prima cosa si perde, la saggezza chiara come uno specchio, quindi la visione diventa più sfocata, perdiamo la capacità di percezione di ciò che ci circonda. Si perde l'elemento terra, il corpo si asciuga. Le membra divengono sciolte e si prova la sensazione di sprofondare. Credo che sia già capitato a tutti di star per addormentarsi e svegliarsi, con la sensazione di cadere. No? Questo è proprio un segno chiarissimo della dissoluzione dell'elemento terra. Uno perde perché la terra è l'elemento che dà stabilità. Quando si perde la terra, si perde la stabilità. Ci sono persone che nel processo della morte hanno costantemente questa sensazione di cadere. Questo è, quando il è un segno chiarissimo che è cominciato il processo della morte. È un segno chiarissimo che l'elemento terra sta cominciando a perdere sempre di più forza. Okay? Ed è molto chiaro quando ci addormentiamo. Perciò se mentre stiamo addormentando abbiamo la sensazione di cadere non è il segno che stiamo morendo, è il segno che ci stiamo addormentando. Okay? Quindi questo non è un segno specifico della morte, è un segno specifico della perdita di forza dell'elemento terra. Perciò quello che accade quando ci addormentiamo, esiste questa sensazione di cadere, poi può avvenire in un modo consapevole o non consapevole anche, no? Quando è che noi siamo più consapevoli della sensazione di cadere? Quando cerchiamo di non addormentarci, o quando ci stiamo addormentando e in qualche modo ci svegliamo, ok? E quello è il momento in cui siamo più consapevoli di quello che sta accadendo. Però fatto sta che quando l'elemento terra perde la sua forza, si dissolve, dà questa sensazione di mancanza di stabilità, ok? Quindi di cadere. Perdiamo il potere della vista. Non si riesce ad aprire e chiudere gli occhi. E cosa succede quando ci addormentiamo? La prima cosa? Uno fa fatica a tenere gli occhi aperti. È il primo, parte, il primo senso che si perde anche nel processo della morte. La forma interna, si perde la forma interna, la perdita di lucentezza del corpo e perdita della forza fisica. Questo è molto interessante, vedere la lucentezza del corpo. Per me le volte che ho visto un cadavere, una persona appena morta, è molto interessante perché quello che accade è che anche se la persona è appena morta, passato poco tempo, non ha più una sua lucentezza. Il corpo ha una sua luce e quello si perde, come se, usiamo la parola si spegne anche, e perde questa sua luce. E anche una persona che è molto malata, quando perde anche un po' l'elemento terra, perde una certa lucentezza. Non so il termine in italiano se sia il termine più giusto, però... C'è un suo eh, un po' una luce che si manifesta. Che abbiamo una chiarezza di, 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 di una lucentezza di vita che c'è. Quindi quello è anche quello che si spegne per primo. Non, è, non, è, non si è spento al 100%. È chiaro che la persona quando ha completato il processo della morte ha meno lucentezza di una persona che ha appena cominciato il processo della morte. Però è una delle prime cose che si comincia a perdere anche. Okay? Quindi la prime, le prime. Passi del processo della morte, che può durare non necessariamente, non è che si comincia tutto in un istante, può durare un giorno, può durare un po' di ore, può durare un periodo più breve o più lungo. Questo fase. Però il primo fatto è quando non c'è più forza nelle, nelle arti, quindi nelle braccia, nelle mani, uno perde il fuoco, non ha più tanta chiarezza su ciò che ci circonda. Se il corpo si asciuga, le membre diventano sciolte, si perde e c'è la sensazione di sprofondare, di cadere, non si riesce più ad aprire e chiudere gli occhi più facilmente, sempre più difficile, e allo stesso tempo si perde la lucentezza del corpo e la forza fisica. Ok? Se noi vediamo bene, queste stesse cose avvengono quando ci addormentiamo. Riuscite a riconoscere questo? La lucentezza non so tanto se è così, non direi. Però gli altri aspetti sì. L'unico aspetto qua che non ho tanta certezza è quello della lucentezza. Però gli altri aspetti, quando uno si addormenta, sono tutti proprio così. La visione interna segnala interno la visione come un miraggio. Che cos'è la visione di un miraggio? È il vero e propria visione del deserto quando c'è il sole molto forte che c'è quella cosa nell'aria che è come se ci fosse dell'acqua perciò qual è l'esperienza interna di visione di apparenza interna che chi sta vivendo questo momento ha non c'è più chiarezza della vista ed è come se c'è un qualcosa che non sa bene cos'è io credo che sia un po' simile anche quando noi chiudiamo i nostri occhi Dopo aver tenuti aperti per tanto tempo, riusciamo subito a tenere il buio o no? No. Ci vuole del tempo. Quindi è un po' quella la sensazione secondo me. È come se stiamo guardando dove c'è tanta luce e chiudiamo gli occhi subito, è ancora della luce, è ancora come se c'è qualcosa lì. E quindi questa è la visione, l'apparenza del miraggio. Ok? È chiaro che quando ci stiamo addormentando, quando chiudiamo gli occhi così, è molto più debole questa esperienza. Quando si muore, questa è un'esperienza più forte, però l'esperienza interna, l'apparenza interna, perché quello che succede è che chi sta morendo, così come chi si sta addormentando, non è consapevole della perdita della lucentezza del corpo, che il corpo sta perdendo la forza. Questi sono segni esterni che uno può, all'inizio, i primi è più facile di essere consapevole. Okay? Però dopo di un po' già diventa più difficile. I primi, dei, i primi due segni sono più semplici da vedere anche esteriormente. Però uno spesso non ha la consapevolezza di quello che sta accadendo anche fuori. Invece l'esperienza interna qual è? Questa di questa visione è come un miraggio. E quello che noi possiamo fare è semplicemente chiudere gli occhi e percepire che ancora c'è della luce, c'è della cosa che però non è ben chiaro cosa sia. È un po' quello che è la prima visione che c'è. Quindi è importante capire che quando noi parliamo delle visioni della morte non sono visioni mistiche: è l'apparenza interna che uno ha, è la percezione interna che uno ha come vista, come percezione in quel momento. Ok? Quindi questo, quando c'è ancora de, la, la dissoluzione dell'elemento terra, è ancora il momento nel quale la persona in qualche modo ancora cerca di essere collegata col mondo esterno. Okay? Di solito la persona non si è ancora lasciata andare, in alcuni casi sì, però in diversi casi no. Uno può ancora essere lì cercando di rimanere, però è più forte della volontà. Credo che sia già capitato a tutti di voler rimanere svegli e non riuscire. No? E quindi quando l'elemento terra si dissolve, non c'è niente da fare. Io mi ricordo una volta in monastero durante una cerimonia, una pugia al mattino, dove non si può dormire durante la pugia, ci sono anche conseguenze severe. Ero lì, non riuscivo a tenere gli occhi aperti. Ma non riuscivo proprio. E ogni tanto... Poi fra i monaci si prendono in giro, no? Quindi se uno si sta addormentando poi gli mettono le robe in testa, in bocca, fanno tutti degli scherzi uno con l'altro, queste cose qua. Quello... Però quello che succede è che mi, è... mi ricordo benissimo una volta in particolare che non riuscivo a stare. E poi ogni tanto mi svegliavo, non posso, eh, cerchi di stare sveglio e cadi quando l'elemento terra non regge più è un processo che viene naturalmente non si può fermare così facilmente è possibile fermarlo in realtà il processo della morte è possibile fermarlo finché non sia concluso ok però è difficile quindi che cosa avviene certe volte che uno cerca di Artificialmente sostenere gli elementi in qualche modo. In questo modo si può prolungare questo processo. È come tenere la persona sveglia: la persona ha tanta voglia di dormire, vai e gli dai un po' di schiaffi ogni tanto, gli dai del caffè, la persona rimane sveglia. Per quanti caffè possa prendere, il quanto la tiene sveglia, prima o poi la persona è stanca e si addormenta. Ok. Quindi non è che vai a migliorare la qualità del sonno se la tiene più sveglia. Okay? Quindi quello che è importante è in questo stesso modo. È possibile prolungare questi processi e fare in modo che non si manifestino subito e che si tengano? È possibile, è quello che si fa con l'accarimento terapeutico in certo modo. Okay? Però stiamo prolungando il processo della morte. Quando mi chiedono se sono a favore o contro... Di uh, che uno venga intubato e cose del genere io sono contro e anche quando chiedono cosa penso dell'eutanasia e così via io sono contro l'accanimento terapeutico okay. io sono a favore della morte nel suo modo naturale e contro l'accanimento terapeutico un altro discorso è quando la persona ha una malattia dove esistono possibilità reali e concrete Tramite un intubamento, eccetera, di aiutarla a sopravvivere, quindi vuol dire poter continuare a vivere nella sua naturalità del corpo, quindi di questo sono d'accordo. Però non sono personalmente d'accordo con il fatto di voler prolungare la vita a tutti i sensi, in realtà prolungando il processo della morte. Questo è il mio punto di vista e questo è quello che, come vorrei che fosse per me, no? Quindi questo fatto perciò comunque quello che è per dire è che quando comincia questo processo ci sono delle sostanze che si possono prendere delle cose che vanno a ridare un po' più di terra a svegliare la persona a portarla un po' su però dopo di un po' si ritorna sempre lì ok uh, è chiaro questa prima fase della dissoluzione Che diventa, più, diventa più sottile, diventa, la persona diventa più magra, no? E quindi è come quando si vede una persona che è in questo processo, quando perde la terra piano piano. No, 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 la parte dei liquidi viene dopo, ok? Quindi non è una cosa: è prosciugarsi, un'altra cosa nel senso qua di asciugare, proprio nel senso di diventare debole, magro in quel senso lì, ok? Cerchiamo di vedere il processo della morte sempre in concomitanza col processo dell'addormentarsi, ok? Questo anche alleggerisce un po' la cosa. E vediamo un po' questa relazione che c'è, che è importante. Anche perché osservandola insieme col processo dell'addormentarsi, abbiamo dei riferimenti che possiamo osservare, ricordarci e capire meglio di questa cosa. Bene, vediamo brevemente il secondo punto. L'acqua si dissolve nel fuoco. Quando l'acqua si dissolve nel fuoco che cosa cade? Prima abbiamo i cinque fenomeni della classe dell'aggregato della sensazione. Perciò adesso aprirei questo argomento, dopo lo riprenderemo dopo pranzo, ok? Però l'aggregato della sensazione si dissolve, l'elemento acqua, il potere dell'udito, il suono interno, la saggezza dell'equanimità. Perciò noi usiamo il nome della dissoluzione dell'acqua, però in realtà tutti questi cinque aggregati si dissolvono insieme. Segni esterni. La sensazione si dissolve e questo ci porta alla perdita delle tre sensazioni in relazione alla consapevolezza del corpo. Questo è molto interessante. Questo che cosa vuol dire? Che subito, nell'inizio del processo della morte, la persona non ha più sensazione di piacere o sofferenza fisica è un po' come quando noi ci stiamo addormentando. Quando cominciamo, dopo che gli occhi non si riescono a più a tenere aperti, uno comincia ad addormentarsi, siamo ancora in contatto col mondo intorno a noi? Se c'è una sensazione piacevole o spiacevole fisica, o non più? Non più, okay. nello stesso modo. Quando si entra nel processo, proprio all'inizio del processo della morte, subito dopo che la persona perde la forza e non riesce più a tenere gli occhi aperti, eccetera, il prossimo punto è che la persona perde la sensazione di piacere o sofferenza relativa al corpo. C'è ancora la sensazione relativa alla mente, ai ricordi, alla paura, eccetera, ma non al corpo. E se noi osserviamo è lo stesso che accade quando ci addormentiamo. Vi siete mai addormentati con dolore? Che uno ha un dolore e si addormenta. Man mano che si addormenta il dolore passa o continua? A un certo punto uno non sente più il dolore. No? Per quello che quando uno ha un forte dolore, quando si addormenta, ah, almeno mi sono riposato un po' dal dolore. Okay? Per quello che è importante sapere questo perché per chi sta morendo e per chi sta vedendo sono due sensazioni, due esperienze diverse. Okay? Quindi la sensazione di piacere, di, di dispiacere e di neutralità. Okay? Quindi quello che succede è che subito la sensazione si dissolve, quindi gradualmente si perde la, la sensazione di piacere, di soff quindi di, di sofferenza e di neutralità diventa un tutto uno, diventa una sensazione tutto neutra in realtà. Un tutto un mis si mischiano insieme, non c'è più quella chiarezza di sensazione. E anche quello perché Re tramite il corpo, la sensazione è l'aspetto mentale tramite il quale noi percepiamo e sperimentiamo il mondo. Man mano che perdiamo la nostra capacità di entrare in contatto con gli oggetti, perdiamo naturalmente la sensazione relativa a quegli oggetti. Quindi il corpo perde forza. Naturalmente la sensazione che deriva dal corpo perde forza. Ok? Questo è importante perché spesso quando si vede qualcuno morire. Vediamo il modo che la res persona respira male, che c'è questo, è una paura di quanto dolore la persona abbia, in che modo si trova, eccetera. Quando la persona passa questa soglia, nella seconda fase, non c'è più la sensazione che deriva dal corpo, c'è la sensazione che deriva dalla mente, ma non la sensazione fisica. L'elemento acqua, perciò... Primo, la dissoluzione delle sensazioni, dell'aggregato delle sensazioni, quindi la perdita delle tre sensazioni in relazione alla consapevolezza del corpo. Perciò uno perde le sensazioni relative al corpo. Questo è importante. Ripeto, questo è importante per anche per noi quando immaginiamo qualcuno che sta morendo e per la nostra propria paura della morte. Perché c'è chi pensa che la morte fa male, è doloroso, c'è il dolore, la malattia, eccetera. Questo è nella prima fase appena comincia il processo della morte la, quando c'è la terra c'è ancora la sensazione perché uno sente ancora il corpo appena la terra ha, fi, ha perso forza e appena l'acqua perde forza subito dopo uno non sente più il corpo e naturalmente non ha più le sensazioni che derivano dal corpo quando abbiamo studiato nei 51 fattori mentali la sensazione la sensazione è il risultato dell'insieme di oggetto, potere sensoriale e coscienza sensoriale. Quando non c'è più quel potere sensoriale, naturalmente non c'è più quella sensazione. Quindi, non c'è più il collegamento fra oggetto sensoriale del corpo, potere sensoriale e coscienza sensoriale, perché perde forza il corpo. Quindi, naturalmente, uno. Piano piano sta volando. È come quando uno si addormenta. Una volta che uno ha chiuso gli occhi, e si è lasciato andare, non sente più tanto i dolori, dimentica, perde il contatto con il mondo intorno e perde contatto anche con il corpo in qualche modo, quando ci addormentiamo. Ok? Ed è una cosa per me molto bella questo aspetto. È uno dei punti per me più importanti di tutto questo che stiamo vedendo. Perché, ripeto, questo ci porta a avere meno paura noi stessi della morte, e anche a giudicare in un modo diverso chi sta morendo. Okay? Perché una delle cose che si fa molto comune è affinché la persona non abbia tanta sofferenza, non abbia tanto dolore, si riempie la persona di morfine, eccetera, eccetera. Quello che succede, che cos'è? Questo aiuta a non sentire dolore appena prima del processo della morte, non appena il processo della morte prende inizio dopo la dissoluzione della terra, dopo di questo non ci sarebbe più questo tipo di sensazione. Okay? Perciò per, si perde l'aggregato la sens la, la, della sensazione, c'è la dissoluzione dell'elemento acqua, e quindi con questo c'è la dei fluidi interni, quali saliva, sudore, urina e sangue. Quindi qual è il segno che la persona... È in questo stato, quando gli occhi ormai non si aprono più, il corpo ormai quasi non si può più muovere, c'è ancora un po' di movimento però molto faticosamente, il corpo è mole, non c'è più forza e a un certo punto la bocca diventa secca. Questi sono dei segni più chiari. La, poi la persona non fa più pipì, non fa, quindi i liquidi del corpo cominciano ad asciugarsi. Okay? Uno dei segni più chiari è la bocca che diventa secca della persona. Quindi questo, quando ci addormentiamo, la bocca diventa secca o no? Sì. Questo è un altro dei segni che l'elemento acqua perde forza. Okay? La stessa cosa che avviene. Quindi i nostri liquidi del corpo vanno ad asciugarsi. Quindi è anche interessante sapere questo contatto perché questo vuol dire che, secondo... Questi insegnamenti, e io ci credo in questo, quando vediamo che la bocca comincia ad asciugarsi, che la persona non va più in bagno, che i liquidi si asciugano, questo è uno dei segni anche che la sensazione è cambiata, che l'aggregato della sensazione, anche se è dissolto, quindi perde quell'aspetto di poter avere la sensazione fisica, il potere sensoriale dell'udito si perde, l'incapacità di sentire i suoni esterni e interni. A questo punto la persona non sente più nessun suono di fuori o di dentro, okay? è la stessa cosa quando ci addormentiamo. Prima perdiamo la vista, secondo cosa perdiamo? L'ho detto, uh, suono interno. Con la dissoluzione del suono interno, non si sente più il suono del vento nell'orecchio, è un po'. Quando c'è un silenzio abbiamo un... un suono interno. Possiamo. Anche quel suono non viene, non lo, non lo sentiamo più, che è il suono interno nostro. Perdiamo la saggezza dell'equanimità. Quindi la dissoluzione della saggezza dell'equanimità ci porta alla perdita delle tre sensazioni in relazione alla coscienza mentale. Ok? Questo che cosa vuol dire? Le tre sensazioni sono sensazione piacevole, spiacevole, quindi sofferenza, e neutra. Tramite il fatto che l'aggregato della sensazione si perda, perda forza, perdiamo gradualmente la sensazione del corpo e con la dissoluzione della saggezza dell'equanimità perdiamo la sensazione che avviene tramite la mente, quindi la sensazione di piacere o di sofferenza. Relativa ai ricordi, alle aspettative, alla paura o a qualunque altro stato mentale, si perde. Quando ci addormentiamo e siamo in uno stato di paura o di rabbia o di qualcosa, e c'è della sofferenza o c'è qualcosa, continua durante tutto un momento che quello viene pacificato. Nella mia esperienza, viene pacificato. Che sia una grande gioia, che sia un qualcosa, quello si spegne. Okay? Nello stesso modo, questo è quello che accade, nella morte avviene lo stesso, quindi vuol dire che nella seconda fase del processo della morte, le sensazioni fisiche e mentali vengono gradualmente, perdono forza finché vengono a mancare. Okay? Questo è un punto molto importante, perché se abbiamo paura della sofferenza durante la morte, in realtà... Quando non c'è più la sensazione di piacere o sofferenza vuol dire che non c'è più sofferenza. Quello che noi di solito riferiamo come la sofferenza della morte, in realtà fa riferimento alla sofferenza premorte. Il dolore, quello che uno ha prima di morire, però è il momento nel quale uno uff, non riesce più a tenere, poi, ripeto, dipende dalla malattia di ognuno. Ci sono persone che, tramite le malattie, poi con le medicine e tutto il resto,. Il processo della morte avviene un po' diversamente perché l'elemento terra magari certe volte uno lo trattiene fino all'ultimo finché crolla l'ultimo secondo, non avviene così graduale anche. Eh? Però il processo na no na naturale è quello che prima la terra si dissolve, poi dopo di questo l'acqua si dissolve e nella dissoluzione dell'acqua uno perde le sensazioni. Questo per me è un punto importante. La visione interna è la visione del fumo. È come se fossimo dentro una stanza che si riempie di fumo bianco. Quindi quello che è la visione interna in quel momento è come una nebbia. Fumo o nebbia. È come se. Io ho già visto dei disegni per rappresentare le visioni e c'era la casa con il fumo che esce da sopra. No, è la visione, non è che uno vede del fumo. È la visione interna simile a una nebbia o al fumo. Okay? Quindi diventa tutto. Prima è come la prima visione, come un miraggio: è che c'è movimento. È chiara, c'è una differenza fra chiari e scuri, possono esserci dei colori, e comunque c'è del movimento ancora. Dopo di questo, quel movimento smette e diventa come se fosse una sorta di nebbia. Okay? Questo è quello che avviene in questo momento. Se noi riuscissimo ad avere più consapevolezza nel processo dell'addormentarci, ci accorgeremo anche di questo. Ok? Ripeto un'altra volta ancora, l'ho detto tantissime volte, però lo ripeto un'altra cosa. Importante questo aspetto delle sensazioni, perché questo ci porta a diminuire la nostra paura della morte e anche quella di vedere gli altri che stanno morendo. Ok? Quindi la difficoltà è il prima di morire, non il processo della morte in se stessa. Non è doloroso. La morte in sé non è dolorosa perché uno perde la capacità della sensazione. Ok? Quello che succede è che creare alla persona che sta morendo una sensazione di pace, eccetera. È importante che la persona abbia questo prima che il processo della morte inizi. Anche dopo che il processo è iniziato, quello è possibile, però arriva a livelli diversi. Quello che la persona sta sentendo non cambierà più, però ancora esiste un'influenza dalla presenza di chi sta intorno e del modo in cui quello avviene. Questo è possibile, sì. Non c'è più la sensazione di piacere o sofferenza. Questo non vuol dire che la persona non può essere direzionata in un modo piuttosto che in un altro. Ok? Quindi questo è il secondo livello, è chiaro, no? Okay. Quindi ci fermiamo qua per pranzo. OM AHUM TEMPA LAME SANGYE RINPOCHE, KYOBA LAME TAMCHO RINPOCHE, TREMPA LAME GENDU RINPOCHE, KYAMNE KUNCHO SUMLA CHO PABU, LOCHO SAMBO PAGYO TRASHI PA, tra, pa TUCHE TEMPE TINLE, PEGEDU LO ZAMBE ZEBRA CHE, PANDEN LAME SHELA CHO PABU, BUNA PETITO. JETSUN LAME KUZE RAVDEN CHI NAMKARA TINLE, CHOCHU RGE LO SAN TEMPE DRAMESAS.